ai piedi della vetrata. Vedete questo tipo di rappresentazione con il committente inginocchiato ha un nome preciso, si chiama commendatio anime, cioè il committente raccomanda la propria anima, la raccomanda tramite l'offerta, in questo caso l'offerta della vetrata stessa, che poi va a indicare l'intera offerta della Chiesa. Avete presente anche molti personaggi con la Chiesa in mano, proprio fisicamente, ecco, con l'offerta, oppure c'è il gesto delle mani giunte. Il gesto delle mani giunte non è casuale, non è un gesto di preghiera, è venuto poi ad indicare la preghiera, ma il gesto delle mani giunte era tipico del vassallo che giurava al Signore, quindi è poi che viene ad indicare la preghiera, ma altrimenti la preghiera, quella, il gesto di preghiera dei secoli paleocristiani poi successivi è quello della mano aperta, quello che si dice, che ancora si utilizza quando si dice il Padre Nostro, per esempio, alla messa. E quindi anche questo gesto ha un significato fondamentale, ha un'origine. Ecco, abbiamo visto vetrate francesi, giusto un esempio perché in realtà sono numerosissime le vetrate che si sono fortunatamente salvate e che sono ancora nel loro contesto e non musealizzate, anche se la musealizzazione a volte è proprio salvifica per queste opere così fragili. Vi dico soltanto due cose su come si faceva una vetrata. Di fatto erano due le parti fondamentali. Prima, su di un cartone si definiva il disegno e il taglio dei vari vetri avveniva proprio in base al cartone preparatorio. E poi c'era tutta la parte del piombo, perché queste parti venivano montate su dei piombi modellati e scanalati, perché dovevano contenere le parti dall'una e dall'altra parte, e il nero dato dal piombo di fatto andava a costituire il disegno stesso della vetrata. Vi dicevo quindi delle chiese francesi. L'Italia in realtà non è povera di vetrate, ma in Italia resta molto importante l'apparato murario. Le nostre chiese gotiche sono ancora molto debitrici dello stile romanico e di fatto non perdono, la parete non perde di importanza, non viene sfondata, ma anzi ospita numerosissime rappresentazioni, numerosissimi affreschi, diventa proprio il palinsesto per creare numerosissimi cicli pittorici. Un esempio per tutti, la chiesa di San Francesco in Assisi, con il suo grande ciclo dedicato proprio al santo titolare, dipinto da parte di Giotto e Aiuti, è l'emblema, secondo me, in una chiesa nuova, costruita appositamente ad hoc. Questa chiesa nuova non viene, ci sono sì delle vetrate e rispondono a dei temi ben precisi che la committenza aveva scelto, ma la parte fondamentale sono di fatto gli affreschi, che pure verranno sì dipinti un pochino dopo rispetto alla costruzione, ma si sceglierà ugualmente l'affresco e non il modello della grande vetrata. Eppure abbiamo questo esempio meraviglioso che io assolutamente ho voluto portarvi, non so se lo conoscevate. Si tratta della vetrata del Duomo di Siena. È un periodo in cui Siena sta celebrando in tutti i modi possibili, con tutte le manifestazioni dell'arte, la propria prosperità, la propria potenza. E Duccio di Buoninsegna viene coinvolto nella realizzazione di questa straordinaria vetrata. Stiamo parlando di una vetrata di 5 metri di diametro. Adesso la vetrata è custodita nel Museo dell'Opera del Duomo, quindi abbiamo la possibilità di guardarla veramente da vicino, il che è qualcosa di fondamentale per lo studio dell'opera. Averla restaurata ha portato anche delle sorprese, poi infatti vi mostrerò un'immagine ravvicinata per capirci. Una vetrata che ovviamente era destinata ad un rosone, lo capite anche dalla forma circolare, e
che illustra le storie della Vergine a cui la cattedrale di Siena era dedicata. Siena stessa era città posta sotto la protezione della Vergine. Tramite questa vetrata, quindi immaginate proprio la luce che passava attraverso queste storie dedicate alla titolare della cattedrale e le illuminava meravigliosamente, si celebrava quindi proprio questa, questa devozione nei confronti della Vergine stessa. E infatti le rappresentazioni sono significative. Abbiamo la Coimesis, che è la rappresentazione che vedete in basso, Coimesis in greco o Dormitio Virginis in latino, indica la dormizione della Vergine. La Vergine non muore, ma si addormenta e la sua anima viene portata in cielo da Cristo stesso. Anima in forma di animula, quindi di piccola anima, ad indicare la purezza della Vergine. Di solito questa animula è completamente bianca, la Vergine è nata senza macchia. E infatti al centro la Vergine viene portata in cielo, qui non abbiamo l'animula ma abbiamo l'immagine invece quasi trionfale della Vergine in mandorla recata da angeli, e in alto l'apoteosi con la sua incoronazione. Accanto abbiamo i quattro evangelisti con i loro simboli, quindi la profezia che si avvera, e i quattro santi protettori di Siena. Non chiedetemi il nome perché mi ricordo solo Sabino e null'altro, purtroppo, anche se dovrei ricordarmi perché poi Duccio li ridipingerà anche nella meravigliosa Maestà dipinta sempre per l'altare maggiore del Duomo di Siena. Quindi Duccio è l'artista ufficiale della città di Siena in questo periodo. Quindi anche l'Italia ha una sua tradizione che ha portato a grandissimi capolavori. Ah, ecco, vedete l'immagine ravvicinata? Allora, vi dicevo prima di questi passaggi della tecnica vetraria, e però di fatto il disegno era dato da questi, tubicini di piombo scanalati che davano un pochino. Qui invece vedete che Duccio ha dipinto fisicamente proprio il vetro una volta tagliato, quindi avvicinandosi si nota proprio che oltre al filo di piombo il disegno è fisicamente un disegno dipinto a grisaglia sopra al vetro, il che è qualcosa di straordinario, un pittore che proprio va a dipingere creando qualcosa di assolutamente nuovo, innovativo. Tavole. Ecco, abbiamo visto il fondo oro per il mosaico, ma il fondo oro è il grande protagonista anche delle tavole. Vi dicevo di questa chiesa, di questo spazio liturgico in cui si moltiplicano le raffigurazioni. Le tavole sono certamente una delle raffigurazioni più presenti all'interno dello spazio ecclesiastico. Le tavole hanno, la pittura su tavola ha una lunghissima tradizione bizantina, anche questa volta l'Italia soprattutto guarda moltissimo a Bisanzio in tutti i sensi e per moltissime manifestazioni artistiche, però di fatto ecco, la tavola arriva arriva anche in Italia, ha una tradizione italiana fortissima, in particolare riguardo al culto di quei santi detti novelli. I santi novelli sono quei santi nuovi che, non so, per esempio Francesco d'Assisi, che è il soggetto della tavola che vi ho presentato, una tavola di Bonaventura Berlinghieri. Francesco d'Assisi è un santo novello, cioè non è un santo paleocristiano come poteva essere San Sebastiano o San Lorenzo o Santo Stefano, è un santo che è vissuto poco tempo prima, canonizzato, santificato, si tratta ora di diffonderne l'immagine in modo che i fedeli possano vederla, e allora viene utilizzato questo modello che era già bizantino di una figura centrale affiancata da episodi della vita del santo, episodi che mostrassero come il santo aveva agito durante la sua vita. Il fondo oro di eredità bizantina viene adottato anche per queste tavole e diviene
fondamentale, vedete anche queste tre diverse maestà, donne in maestà, scusate, non so perché sia partito, speriamo non parta più, una di Duccio di Buoninsegna, che è quella per Santa Maria Novella a Firenze, poi abbiamo Cimabue, una Madonna che era originariamente nella chiesa di Santa Trinita, sempre a Firenze, e un'ultima grande Madonna fiorentina che è quella di Giotto, la maestà di Giotto che oggi è agli Uffizi, ma un tempo era nella chiesa di Ognissanti. Il fondo oro è sempre presente. Il fondo oro è sempre presente con tutta la sua simbologia, ancora una volta l'oro simboleggia senz'altro la luce, simboleggia senz'altro la luce divina, ma anche la volta celeste, ma questa volta si aggiunge una questione in più. Queste tavole avevano una committenza ben precisa. La committenza di queste tavole non era quasi mai la Chiesa. Nel senso, la tavola di Santa Maria Novella a Firenze si trova, viene fatta per quella chiesa, ma chi la commissiona non sono i domenicani, cioè non sono coloro a cui apparteneva, potremmo dire, la chiesa, ma è una confraternita, quindi un'altra realtà, una confraternita di laici, quindi di persone che non hanno preso i voti ecclesiastici e che si ritrova in Santa Maria Novella per cantare le laude. Lauda, questo componimento che aveva inventato San Francesco e che era di fatto la preghiera più utilizzata da queste confraternite perché era in lingua volgare, quindi poteva essere meglio compresa. La confraternita dei laudesi di Santa Maria Novella è particolarmente potente, si sta allargando e commissiona una tavola di dimensioni enormi. Io non so se le ho segnate, no, non le ho segnate, ma stiamo parlando di diversi metri, è una tavola che vista così in riproduzione non rende la grandezza. E il fatto di utilizzare il colore oro assieme ad altri colori preziosissimi, per esempio il manto della Vergine e il lapislazzuli, questa volta vuole proprio significare la ricchezza di quella committenza, la possibilità di donare ad un contesto liturgico un'opera particolarmente importante anche dal punto di vista dell'investimento economico. Quindi il colore e la luce questa volta veicola anche altri significati, cioè il poter permettersi di spendere una certa cifra per commissionare un'opera d'arte. A che cosa erano destinate queste tavole? Dove si trovavano all'interno dello spazio di una chiesa? Dunque, per tantissimo tempo si è pensato agli altari. Le tavole dove stanno? Sugli altari, per forza. Non c'è altro modo. Dove la metto una tavola così grande? Non posso metterla su un altare. Ecco, non è così. Il crocifisso poi lo vediamo, non è così. Le tavole ci è stato mostrato da questo affresco di Giotto come venissero posizionate. È una cosa che per chi l'ha sentita la prima volta, io mi sono lasciata affascinare da questo argomento, tanto che ne ho fatto l'argomento dei miei studi e della mia tesi di specializzazione. Le tavole quasi mai trovavano posto sull'altare. Tavole così grandi erano invece destinate a quello che vi ho nominato prima e che era chiamato il tramezzo della chiesa. Che cos'è il tramezzo? Allora, nell'affresco di Giotto, questo è un affresco delle storie di San Francesco d'Assisi, abbiamo i funerali di San Francesco e allo stesso tempo la ricognizione delle stimmate da parte del cavalier Celano, che si avvicina al corpo di Francesco e fa proprio una ricognizione, cioè controlla che vi siano effettivamente le stimmate. La scena è rappresentata all'interno di una chiesa, vedete che in fondo c'è un catino absidale, però i due spazi, ci sono due spazi ben definiti, c'è il nostro spazio che siamo al di qua di cosa? Al di qua di una trave, del tramezzo, poi c'è lo spazio di là, che è lo spazio
spazio del presbiterio. È come se Giotto avesse in un certo senso tolto delle tende e ci avesse mostrato cosa c'è al di là del tramezzo. Sopra questa trave, che era, vi assicuro, presente in quasi tutti i contesti liturgici italiani, ne abbiamo poi veramente molte notizie, e a volte sui pilastri, gli ultimi, quelli che precedono, che sono proprio prima del presbiterio, possiamo vedere che ancora c'è l'attacco di queste travi, quindi ancora ce n'è traccia. Sopra questa trave venivano sospese, inclinate in avanti, solitamente una triade di tavole. Al centro un crocifisso e poi ai lati un'immagine mariana e un'immagine dedicata a un santo. Quindi quelle tavole mariane erano destinate ad un tramezzo, al tramezzo delle chiese per cui erano state commissionate. Ora, immaginate, vedete già dall'affresco di Giotto quante luci venivano portate all'interno della chiesa, quante candele, quanti quelli che erano detti i torchioni, cioè le candele particolarmente grosse e pesanti, tanto che a volte bisognava portarle in due, uno non bastava. Ecco, immaginate sotto a queste tavole la luce, che il riverbero della luce sul fondo oro creava un dialogo tra il fedele e la tavola stessa. La tavola era inclinata in avanti e quindi il fedele poteva vederla e la vedeva più vicina. Era inclinata tramite questo sistema di tiranti e di campanelle. Le campanelle sono proprio degli anelli di ferro che sono nelle tavole per trattenerle, ed ecco che alla luce delle candele doveva crearsi un particolare rapporto con l'immagine sacra. Immaginiamo che la Compagnia dei Laudesi di Firenze abbia cantato delle laude sotto questa tavola sospesa dal tramezzo, e che queste laude le abbiano cantate di sera, di giorno, alla luce delle candele, e abbiano visto l'immagine sotto quella luce particolare. Quindi il fondo oro, ancora una volta, come per il mosaico, dava all'opera un particolare riverbero che simboleggiava più che mai la luce divina e il sacro. Vi avevo presentato anche questo crocifisso di Giotto per farvi capire quanta fortuna abbia il fondo oro anche sul lungo termine, perché di fatto è considerato appannaggio della pittura romanica, che poi verrà a perdersi. È vero che la pittura rinascimentale, adesso lo vediamo immediatamente, comincerà a prediligere una luce di tipo diverso, una luce naturale, ma è anche vero che il fondo oro è stato utilizzato anche da artisti che sono considerati di fatto i primi fautori di quello che poi sarà il linguaggio rinascimentale, come Giotto, perché la committenza voleva assolutamente che la tavola avesse un fondo oro, che l'opera avesse un fondo oro, per le ragioni che vi spiegavo prima. Ecco, per esempio, parlando di Rinascimento, 1423, siamo già in date abbastanza avanzate, ed ecco che un grandissimo mecenate fiorentino, che è Pallastrozzi, per ostentare tutta la sua ricchezza, commissiona a Gentile da Fabriano, artista di cui abbiamo già visto un'opera l'altra volta, e forse con Pisanello uno dei più grandi artisti dell'età tardogotica, commissiona questa pala dedicata all'adorazione dei magi per la propria cappella personale. E qui vedete che l'oro vi è una profusione, insomma, di materiale prezioso e di oro che prescinde dallo sfondo e va invece ad essere utilizzato per tutta una serie di particolari: gli abiti dei magi, i finimenti dei cavalli. Immaginate il dispendio di un'opera del genere, ma a questo di fatto era finalizzata un'opera simile, che qui vi mostro anche l'immagine intera, proprio ad essere il manifesto della ricchezza stessa del committente. Quindi l'oro è un veicolo, è un segno di tale ricchezza. Ma di fatto pochi anni dopo, 3 anni dopo, Masaccio dipinge un'opera del genere,
qualcosa del tutto differente. È vero che è un affresco, è vero che il fondo oro sugli affreschi non è quasi mai utilizzato, il lapislazzuli sì, però le materie preziose sì. Qui siamo di fronte ad un concetto della materia e anche della luce completamente differente. Siamo di fronte ad un concetto che verrà teorizzato poco tempo dopo da Leon Battista Alberti con queste parole. Leon Battista Alberti scrive: trovasi chi adopera molto in sue storie oro, che stima porga maestà, non lo lodo. Non vorrei punto adoperassi oro, peroché nei colori, imitando i razzi dell'oro, sta più ammirazione ed lode all'artefice. Quindi tutta questa stima per l'oro che rende bene l'idea della ricchezza, in realtà, secondo Leon Battista Alberti, che di fatto è il più grande teorico del Rinascimento, anche se scrive in anni successivi rispetto agli esperimenti già tentati e pienamente riusciti da Masaccio, il fondo oro quindi non è da utilizzare perché non esprime assolutamente la capacità dell'artista. Che capacità c'è a rendere la luce tramite un colore che è già fatto, ad una foglia che io posso già stendere? La capacità dell'artista sta invece nel rendere la luce naturale, la luce così com'è in natura. E ricordiamoci che il Rinascimento ha di fatto due componenti fondamentali: lo studio dell'antico, del classico, che è sempre presente, e poi lo studio della natura, di come le cose si mostrano ai nostri occhi. Anche tutti gli esperimenti della prospettiva che avvengono, già c'era stato un inizio con Giotto, ma poi avvengono pienamente con Brunelleschi, di fatto sono motivati da questo studio della natura di ritrarre le cose così come l'occhio le vede, anche coinvolgendo la matematica se è necessario, come avverrà poi successivamente con quello che è definito il Rinascimento matematico, che ha la sua grande sede ad Urbino e ha il suo grande personaggio fondamentale in Piero della Francesca, che tra poco vedremo. Qui ancora un'opera fiorentina, la Madonna delle Ombre. Siamo sempre nel convento di San Marco, perché è venuto giovedì scorso, abbiamo fatto una piccola incursione nel convento di San Marco e ne abbiamo vista l'Annunciazione. E qui invece la Madonna delle Ombre, sempre di Beato Angelico, che si trova in uno dei corridoi del convento. Qui è davvero fondamentale, è detta delle ombre proprio perché la luce, l'ultima luce della sera, getta queste ombre sulla rappresentazione, la finezza delle ombre rappresentate perché le paraste e i capitelli gettano proprio queste piccole ombre sulla parete. Qui la lezione di Masaccio è stata pienamente compresa e viene portata avanti da Beato Angelico, che conosceva molto bene Masaccio, come vi dicevo l'altra volta, anche se viene spesso confuso il suo linguaggio con una nostalgia eccessiva per il Medioevo. In realtà Beato Angelico è un pittore pienamente rinascimentale. E Piero della Francesca, che vi dicevo il protagonista assoluto di quello che verrà definito l'umanesimo matematico e che ha la sua sede soprattutto a Urbino, però anche Piero della Francesca, con questa che è la sua prima opera documentata, e siamo nel 1445, si tratta di un politico che venne anche questo commissionato da una confraternita laica, la Confraternita della Misericordia, per il proprio altare. E di fatto vedete che contrasto, le figure umane sono pienamente rinascimentali, ma il fondo è oro. La committenza rimaneva ancora legata a quest'idea di voler comunque mostrare una propria ricchezza e disponibilità economica tramite l'utilizzo di materiale prezioso. E quindi il fondo oro viene adottato da Piero della Francesca proprio su richiesta della committenza stessa, ma Piero è già istruito alla lezione fiorentina e già conosce il canone rinascimentale, che esprime pienamente nelle figure e in particolare in quella centrale
della Vergine che allarga il manto e crea proprio una figura geometrica. Le figure umane di santi e della Vergine e anche le figure dei fedeli che sono ai piedi della Vergine hanno una luce tutta propria, non sono rappresentazioni piatte, la luce è pienamente naturale e la si scorge in particolare nelle pieghe degli abiti, dell'abito di San Giovanni Battista che è particolarmente reso con una particolare perizia, o anche in quella che è proprio una statua classica che è il San Sebastiano. E qui invece, e chiudiamo con questa immagine straordinaria, meravigliosa, e chiudiamo anche un po' ancora con un tocco di iconografia mariana, la Madonna del Parto, che un tempo si trovava in un contesto ecclesiastico, poi piano piano questo contesto è stato demolito, l'affresco è stato trasportato a Massello. Sapete, ci sono due strappi dell'affresco. O lo strappi con la tela, quindi ci metti una tela con una colla, parlo di strappi storici, adesso spero che non so se si azzarda ancora qualcuno a strappare un affresco, forse per ragioni proprio conservative di emergenza. Comunque, o ci metti una tela con la colla e poi lo strappi, oppure, ed è il metodo assolutamente migliore, lo stacchi a massello e quindi proprio tiri via un intero pezzo di muro. E in questo modo hai salvato l'intera parete dove l'affresco è. E quindi adesso è stato creato un museo apposito dove la Madonna è custodita. Assoluta assenza di qualsiasi artificio e pura perizia del pittore, proprio come aveva consigliato caldamente Leon Battista Alberti. La luce è protagonista assoluta, gli angeli tirano la tenda potremmo dire proprio è un tendone d'onore, è una forma di tenda che ritroveremo sempre, che abbiamo ritrovato sempre in Piero della Francesca, negli affreschi di Arezzo, nel ciclo delle storie della Vera Croce, nel Sogno di Costantino, famosissimo, e c'è ugualmente questa forma della tenda. Nel tirare i drappi della tenda, un fascio di luce illumina la figura della Vergine e degli angeli stessi. La Vergine è proprio Madonna del Parto, proprio perché è incinta e vedete il gesto naturalissimo di porsi la mano al fianco proprio per sostenere, no, il peso di questa gravidanza, che è un peso in tutti i sensi, perché la Vergine, vi spiegavo l'altra volta, già sa qual è il destino del figlio. Infatti lo sguardo è mesto, non è, vi raccontavo anche l'altra volta di questo sguardo mesto che spesso le Madonne hanno, e la mano, l'altra mano invece è sul ventre ad indicare proprio il frutto della sua gravidanza, che è il Cristo. È vero, è una tenda, potrebbe sembrare un contesto povero, in realtà se guardiamo con attenzione questa tenda è completamente soppannata di vaio. Vaio. Il vaio è un ermellino più, non so se più piccolo o più grande, comunque più o meno la preziosità del materiale è identica. Si tratta di un tipo di pelliccia che è appannaggio solo dei ceti più alti e lo ritroviamo spesso nelle rappresentazioni sacre, anche nei manti. Se andate alla chiesa del Carmine di Brescia c'è un affresco con l'Annunciazione della Vergine nel caponavato destro, dove si trovano gli affreschi più antichi, e la Vergine ha un manto soppannato di vaio. E c'è un altro personaggio, forse un San Lorenzo, non si sa, che è anche lui con un abito soppannato in vaio, quindi è proprio un tributo d'onore. E allora questa tenda non è una semplice tenda, ma è qualcosa di più, è una sede particolarmente preziosa ed importante, e in effetti simboleggia l'arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza, che secondo la tradizione era proprio posta sotto una tenda, e più che l'arca dell'alleanza, quindi è la tenda che custodiva l'arca dell'alleanza, e la Vergine stessa è la nuova arca dell'alleanza, perché custodisce il segno della nuova alleanza di Dio con gli uomini, che è il Cristo, la nascita di Cristo, che di fatto viene per redimere i peccati dell'umanità.
La luce è la protagonista assoluta e questa volta è una luce naturale, data dallo studio della natura. Allora, io ho finito la mia chiacchierata, anche per stasera, però assolutamente dei consigli di lettura.